Al cuore dell'anno liturgico c'è il Triduo Pasquale e al cuore di questo Triduo dei giorni santi c'è la Domenica della Risurrezione del Signore. Alcune parole chiave che ci permettono di accedere a questi giorni santi, una per ogni giorno. Cominciamo con il Giovedì Santo. La parola è memoria. Memoria nella liturgia cristiana non vuol dire l'evocazione di un passato. Pensare a Gesù come fosse un grande personaggio storico che appartiene a un ieri, a un passato. Ma fare memoria vuol dire partecipare alla vita di Cristo e perciò entrare nei suoi misteri e perciò entrare in comunione con Lui. Il Giovedì Santo celebra due memorie del cristiano. La prima è l'istituzione dell'Eucaristia, fate questo in memoria di me. Non dobbiamo però pensarla alla maniera di un potere consacratorio che viene dato agli apostoli e dopo di loro ai vescovi e ai presbiteri per poter trasformare il pane e il vino nel corpo e sangue del Signore. Questo è vero, ma non dice tutta la verità. Di fatto Cristo ha istituito l'Eucaristia per istituire la Chiesa. Paolo ha colto bene questo mistero della Chiesa e dell'Eucaristia che sono interdipendenti quando dice che c'è un solo pane e noi, pur essendo molti, comunicando a questo unico pane che è il corpo di Gesù, diventiamo un solo corpo, cioè la Chiesa. L'Eucaristia che fa la Chiesa. L'Eucaristia che è il sacramento della Chiesa. La seconda memoria del cristiano è la lavanda dei piedi. Gesù ha detto: vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io, facciate anche voi. Nella liturgia latina questo gesto rituale viene chiamato anche mandatum per ricordare il comandamento nuovo che Gesù ha dato. Come io vi ho amato, amatevi anche voi gli uni gli altri. Ecco il comandamento dell'amore che è in questo gesto esemplificato. Lavare i piedi dei fratelli vuol dire servirli. Questa è una imitazione del gesto di Cristo, che è un gesto esemplare. Ma insieme Gesù ci ha voluto dire che Lui è anche l'origine della nostra possibilità di amare e di servirci. Amatevi gli uni gli altri perché io vi ho amato. Allora, il comandamento dell'amore. L'amore che può essere comandato, ma soltanto perché prima di tutto è donato. L'amore che diventa un compito, ma soltanto perché prima di tutto è un dono. Queste sono le due memorie del cristiano intrecciate tra di loro. C'è il culto liturgico, la celebrazione eucaristica, ma per passare poi al culto della vita. E perciò dal sacramento dell'altare si passa al sacramento del fratello. La nostra preghiera il Giovedì Santo è una semplicissima parola, Amen, che vuol dire appunto è così, così sia. Aderisco a questa memoria per poter essere in comunione con Cristo, partecipare del suo amore e condividere il suo servizio.